Allora, buonasera e ben arrivati. Sì, forse lo devo avvicinare. Ok. Grazie intanto per essere qui, per la partecipazione. Oggi iniziamo questo dibattito soprattutto in concomitanza con l'apertura dell'associazione Arci Gay Ligea, qui alla Lamezia Terme, per cui possiamo affermare anche con un certo orgoglio che si scrive oggi una pagina altrettanto bella di questa città, nella quale vede proprio la nascita di una realtà associativa che mancava e di cui c'era in realtà molto bisogno. Fondamentalmente, come è stato riportato anche sulla pagina nazionale dell'Arcigay, Arcigay Ligea si propone di essere un punto di ritrovo, un punto di incontro, soprattutto a sostegno delle tematiche LGBTQIA+. Fondamentalmente è un punto di rottura straordinario e soprattutto interessante da diversi punti di vista perché apre lo spunto su moltissime riflessioni. Primo fra tutti un punto fondamentale. Ancora oggi nel nostro paese assistiamo ad aggressioni omofobe e a discriminazioni, etichettature, distinzioni di ogni sorta. Quindi la sensibilizzazione, la responsabilizzazione che attraverso la creazione proprio di realtà associative di questo genere che noi possiamo svolgere sul territorio è uno dei punti più importanti dal quale partire. E fondamentalmente passi in avanti, come dire, anche se piccoli sono stati fatti, il mio pensiero va per esempio alla legge Cirinnà che ha istituzionalizzato le unioni civili. C'è sicuramente moltissimo altro da fare e c'è sicuramente moltissimo spazio ancora lasciato vuoto dalla politica, però di fatto lavorare sui territori significa anche sensibilizzare su questo aspetto e su queste tematiche che purtroppo oggi ancora in senso negativo riempiono comunque moltissime testate giornalistiche. E proprio di ieri, tra l'altro, questo ci fa ben sperare, la notizia che l'alta corte indiana la settimana prossima valuterà per la prima volta la possibilità di eliminare dal codice di diritto penale la sezione 377 che prevede tortura e carcere fino a 10 anni per coloro che consumano rapporti contro natura tra persone dello stesso sesso. Quindi fondamentalmente c'è un atteggiamento e un aspetto maggiormente sensibile oggi, nonostante in alcuni paesi si continui a morire di omosessualità. Questo, ecco, deve essere un punto fondamentale dal quale partire. Cioè, noi non possiamo permetterci più di avallare o quantomeno di sostenere atteggiamenti che non incidano invece su una realtà e soprattutto che dicano no ad ogni forma di discriminazione e soprattutto ad ogni forma di ghettizzazione. Questo dibattito si svolgerà in realtà in due momenti. Un primo momento con considerazioni generali sulle tematiche LGBT e per poi passare ad un confronto, visto che abbiamo comunque referenti di movimenti e partiti politici, anche basato su un aspetto un po' più politico della questione. Invito tutti quanti ad essere brevi, soprattutto per dare la possibilità anche a chi vuole intervenire, insomma, di poterlo fare. Allora, passo intanto la parola a Maria Antonietta Di Cello, che è referente di Potere al Popolo del Reventino e dell'Ametino. Innanzitutto, da parte di Potere al Popolo, un grosso in bocca al lupo alle amiche e agli amici di Arcigay Lamezia. Un in bocca al lupo sentito ed un altrettanto sentito grazie. E questo perché noi di Potere al Popolo pensiamo che l'aprire oggi a Lamezia un circolo di un'associazione che ha tra i suoi scopi, che ha come suoi scopi quelli della promozione e della tutela dei diritti civili, in un periodo storico nel quale assistiamo ad una regressione che non è tale solo sotto il profilo economico, ma è una regressione anche sotto un profilo culturale e sociale. Io credo che il vostro oggi sia un
un grande atto di coraggio. E detto questo, pensiamo allo stesso modo che anche per noi il vostro circolo, la vostra associazione rappresenterà un'avanguardia per tutti di tutela di promozione dei diritti. A me, quando parlo di diritti civili, non mi piace parlarne in maniera isolata, e penso che anche la questione dei diritti civili debba essere inserita all'interno di quello che è un movimento molto più ampio e libertario, che si batte per la tutela e il riconoscimento universale dei diritti civili, umani e sociali insieme. Che se poi a pensarci bene, lo stesso vostro movimento LGBT ai tempi, negli anni 70, faceva parte di un movimento che noi definiamo antagonista, e che era molto più ampio rispetto a quello che era il solo spettro o che riguardava la sola questione dei diritti civili. Leggevo qualcosa qualche tempo fa, anche ad esempio Lotta Continua aveva una pagina gay. Penso all'MOC a Milano negli anni 70, al Circolo Narciso a Roma. Questo per dire che ogni passo in avanti, ogni piccolo passo in avanti che si fa per il riconoscimento di diritti civili, che dal nostro punto di vista sono diritti universali, sono una conquista non solo per chi quei diritti li rivendica in quanto appartengono alla propria sfera personale, ma sono una conquista per tutte e per tutti. Per fortuna oggi le cose sono leggermente cambiate. Domenico diceva sono stati fatti molti passi in avanti. Noi pensiamo che molti altri ancora ne debbano essere fatti, e non possiamo ritenere, sotto un profilo più prettamente politico, che la legge Cirinnà, ma su questo poi parleremo anche dopo, possa essere un punto di arrivo o una vittoria per quello che è il vostro e il nostro movimento. Allora, passiamo la parola a Rosario Piccioni di Lamezia Insieme. Grazie, grazie per avermi invitato a questa importantissima giornata. Io ho apprezzato molto tanto l'introduzione quanto l'intervento che mi ha preceduto di Maria Antonietta, che hanno toccato proprio il cuore dei problemi, quindi soprattutto quanto sia importante affermare al giorno d'oggi i cosiddetti diritti civili, che purtroppo spesso vengono mortificati e sacrificati da quella che è una società che purtroppo va in tutt'altra direzione. Quindi, proprio perché condivido, voglio dedicare questo mio breve primo intervento all'importanza a sottolineare altri aspetti, perché quello l'avete fatto benissimo voi. Allora, voglio sottolineare l'importanza di questa pagina oggi per la città di Lamezia, perché è vero che noi, parlo della Calabria e parlo della nostra città, registriamo un ritardo che è evidente in termini appunto di affrontare determinate problematiche. Io, per esempio, porto la mia esperienza personale, ho studiato a Pisa negli anni 90, quindi stiamo parlando di ben 25-26 anni fa, e in quelle realtà, in Toscana soprattutto, una delle città, delle regioni più civili appunto a livello italiano, ma non solo la Toscana, ce ne sono tante, e le sedi di Arcigay oppure i dibattiti su queste tematiche già in quegli anni erano, diciamo, cosa del tutto ordinaria. Qui invece al Meridione, in Calabria e anche a Lamezia, scontiamo purtroppo quello che è una difficoltà della politica, ma soprattutto più in generale
della società civile di affrontare determinate problematiche, determinate tematiche. Ed è proprio per questo allora che io voglio sottolineare l'importanza storica di questa giornata, perché non era assolutamente scontato che si arrivasse a questo punto, quindi bisogna dare veramente grande merito ai ragazzi, perché sono principalmente giovani della nostra città, che fanno capire che per fortuna c'è una Lamezia positiva, una Lamezia che al di là di quello che sta accadendo in città ha il coraggio di affrontare determinati argomenti, determinati temi e soprattutto di battersi per questi temi. E l'argomento della tutela dei diritti civili e in particolare dei diritti degli omosessuali, dei lesbo, gay, transgender, diciamo che dovrebbe essere nell'agenda di ogni partito politico in generale e anche mi riferisco a quelli di sinistra in particolare, però poi sappiamo come vanno le vicende all'interno dei partiti, all'interno dell'opinione pubblica, spesso questi temi vengono messi da parte e quindi penso che la nascita di un circolo qui a Lamezia sia assolutamente positiva proprio in quest'ottica, di stimolare i partiti, i movimenti, qui ci sono appunto tre espressioni importanti a livello cittadino, sull'approfondimento di determinate tematiche e soprattutto nell'ottica di prevedere degli strumenti incisivi per incidere nella vita di ogni giorno. Io voglio ricordare anche più in generale le battaglie che sono state fatte sul tema, per esempio anche da Antonio Saffioti, per quanto riguarda l'aspetto della disabilità, perché Antonio ci ha insegnato come anche all'interno della disabilità ci siano le discriminazioni non solo nei confronti di chi è disabile, ma anche le discriminazioni dei disabili che sono anche loro, come è normale, possono essere omosessuali, appunto transgender, eccetera, eccetera. Quindi penso che ci sia un buon patrimonio da cui partire, una buona base, e oggi segna una pagina importante proprio per questo motivo, perché secondo me non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza che ci deve vedere però tutti i protagonisti e tutti coinvolti. Quindi per il momento, come considerazione di carattere generale, mi fermerei qui. Grazie. Passo la parola all'onorevole Barbanti del PD. Grazie. Io oggi devo dire, ahimè, grazie. Perché ahimè? Perché ahimè grazie, ovviamente? Perché ritengo che fin tanto che ci sarà bisogno di dover dire che dobbiamo avere coraggio, o che bisogna fare outing, o che bisogna avere delle leggi che tutelano determinate fasce di popolazione, purtroppo dovrò dire, ahimè, perché vuol dire che non saremo in un paese realmente civile, perché questo è. Però nello stesso tempo grazie davvero, perché siamo in un momento, ora parte ovviamente un po' questa provocazione, colpo di scena, quello che è, grazie davvero perché innanzitutto c'è una ventata nuova a Lamezia. Io ho vissuto per 10 anni a Bologna negli anni 2000, dove era praticamente, non lo so, chi di voi è potuto andare a Bologna avrà frequentato il Cassero, anch'io sono stato là diverse volte. Ambiente straordinario, era una roba che qua a Lamezia non abbiamo mai visto, l'ambiente come c'era anche rispetto e tolleranza tra le persone, come c'era un'integrazione perfetta. Qui a Lamezia voi ora state significando una ventata di aria nuova, soprattutto da noi dove purtroppo il sud, insomma, si sa che a livello civile insomma, siamo abbastanza ancora un pochettino chiusi da questo punto di vista, quindi vi auguro davvero tanta tanta in bocca al lupo. E soprattutto in un momento storico in cui sembra di essere tornati indietro forse di 70-80 anni. Perché invece di aprirci, di vivere una società civile molto aperta, dove i diritti dovrebbero quasi essere per acquisiti, dove dovrebbe, soprattutto in un momento di crisi anche economica del genere che ci ha visto ora forse uscire, e dovrebbero campeggiare quelli che sono anche i sentimenti di solidarietà, di amore, di rispetto reciproco, e invece assistiamo quotidianamente a una caccia non al diverso,
a una caccia a quello che è percepito diverso, che è ancora più brutto, perché la percezione, mi insegnate, che è una cosa soggettiva, quindi allarga il fronte dell'avversione. Assistiamo a una chiusura verso le persone, a un respingimento di ogni carattere di solidarietà. Basta pensare a che cosa sta succedendo nei porti, a varie persone che muoiono quotidianamente come se facessero delle vacanze per venire qua in Italia, oppure fotografie di bambini che ovviamente annegano nei vari barconi, e ci sono persone che addirittura pensano che siano dei fotomontaggi. Cioè, viviamo in questo momento, e non penso di farla, diciamo, tragica, ma viviamo un momento molto delicato della nostra vita sociale, civile, politica, perché siamo, diciamo, su un bivio. Se purtroppo continuare su una strada che ci potrebbe portare indietro di tanti, tanti anni, in periodi molto bui della nostra della nostra storia di Stato, oppure se riprendere con forza una lotta che ci porti invece verso un percorso che era appena iniziato qualche anno fa, per rimanere nel nostro tema, con la legge Cirinnà, su cui poi ovviamente andremo più a fondo. Per il momento non voglio dilungarmi, anche perché penso che uno dei pochi doni che ho è quello della sintesi, per cui da questo punto di vista vi rinnovo l'in bocca al lupo e il sentito grazie per aver aperto, diciamo, questo spiraglio di civiltà nella nostra città. Dopo questa breve introduzione comunque della tematica che stiamo affrontando in linea generale, andiamo ovviamente, questo è un dibattito, tra l'altro il momento dell'inaugurazione coincide anche con una data particolare, prima l'avevo dimenticato, che era il 14 di luglio, mi sostenevano di ricordarlo a gran voce, visto e considerato che è un momento che coincide con la rivoluzione, che è visto... che in realtà, insomma, ecco, no, fondamentalmente, insomma, pensavo fosse una coincidenza, ma qualcuno mi coartava, ed è un momento, insomma, in cui si rievoca quel momento, no? Quell'epoca della rivoluzione come conquista di diritti negati. Quindi fondamentalmente, insomma, la scelta non è assolutamente casuale. E un grazie poi va a tutti, in realtà, come è stato già detto, coloro che si sono impegnati per rendere possibile e concreta questa realtà. Cito soltanto alcuni nomi, ma per non escluderne altri, Giovanni Carpanzano, Marco Amendola, la compagna Simona Bagnato, che di fatto, insomma, hanno dato un impulso notevole, insomma, per la realizzazione di quanto oggi stiamo davvero facendo. Detto questo, passerei in realtà la parola di nuovo a Maria Antonietta di Potere al Popolo per analizzare da un punto di vista più politico quelle che sono le scelte e soprattutto le azioni concrete che dovremmo andare ovviamente a svolgere e a realizzare affinché, insomma, il tema dei diritti civili trovi piena attuazione nel nostro territorio. Rosario prima diceva che l'agenda politica ha lasciato un po' da parte negli ultimi tempi, specie nelle ultime elezioni politiche, la questione dei diritti civili. Noi di Potere al Popolo diciamo qualcosa in più rispetto a questo, e diciamo che la politica e le parti politiche dovrebbero assumersi una responsabilità seria, che è quella di passare, passatemi il termine, dalla predica politica alla pratica politica. Perché dico questo? Dico questo perché poi passeremo anche a parlare un attimo della Cirinnà. Però se noi andiamo a guardare i programmi politici delle ultime elezioni di marzo scorso, non parlo dei partiti dell'estrema destra italiana, che sono un'aberrazione rispetto a quelle che sono le questioni dei diritti civili. Però non dimentichiamo che anche il Movimento 5 Stelle, per esempio, che per molti anni ha fatto battaglia, quantomeno a parole, rispetto alla questione dei diritti civili, si è completamente dimenticata di inserire in quel programma politico il tema dei diritti civili. E non me ne voglia Barbanti, anche il PD, diciamo che ha cancellato alcune parti importanti da quel programma.
Tant'è che ad un certo punto, mentre per anni si è rivendicato quello che è il matrimonio egualitario tra persone etere e omosessuali, alle scorse elezioni politiche, al programma che avete portato il 4 marzo, non si è parlato più di matrimonio egualitario. Quindi qualche puntualizzazione penso sia necessaria. Allo stesso modo, a voi che state nelle istituzioni, mi auguro che c'entreremo presto anche noi di Potere al Popolo, chiediamo e denunciamo allo stesso tempo che sui banchi del Senato c'è una proposta di legge sull'omofobia ferma da credo più di 4 anni, saranno 5 anni ormai. E allo stesso modo, perché voi fate parte anche di questo Consiglio regionale calabrese, amministrate questa, governate questa regione, c'è una proposta di legge regionale che riguarda la transomofobia. Per questo dicevo, al di là di ogni buon intento e delle belle parole che andiamo a dire, noi rivendichiamo con forza che determinate proposte di legge che sono ferme sui tavoli del Parlamento italiano, in particolare al Senato e di questo Consiglio regionale, vengano portate avanti e vengono approvate, senza entrare nel merito di come si è arrivata a quella proposta di legge, perché è stato fatto senza consultare probabilmente neanche le basi, però... Sì, sì, assolutamente sì. Siete quando è stata presa? Ok. Sì, sì, io dico quella che è. Quindi chiederemmo che anche determinate proposte venissero poi portate avanti, perché non rimanessero carta straccia sui tavoli, insomma, dei vari consessi elettivi. No, no, ma non era, la nostra è più che altro una... La gravità che non si è in opportunità ma si è in sanità, è una cosa grande, quello che parlavamo con Lucio l'altro giorno, è gravissimo che si è in commissione in sanità e non in commissione in progetto, dove sta bruciato, però se non ricordo male Lucio, però... Quindi No, figurati, era giusto per, hai fatto bene anche a chiarire questa... Siamo tornati, come diceva l'onorevole prima, veramente 70 anni indietro, cioè in commissione di sanità io... andare anche, poi me l'ha detto mentre eravamo lì, Lucio, io sono andato via perché sono ricevuto da mezzogiorno alle 4 mi pare, no? Quindi pure per tardi, e quindi io sono andato via perché partivo e ho delegato lui, poi magari lui se vuole può parlare su questo, perché lui ha fatto un bellissimo intervento su che cosa manca a questa legge, che insomma è manchevole. Vuoi chiarirlo prima se vuoi, tanto non è un... se vogliamo sì, penso sì, che possiamo... Sì, solo che mi sa che devi venire qua perché il microfono non arriva. Tono di voce che riesco a sentire. Da questo lato così è meglio. Vabbè, intanto grazie. Si sente? Intanto grazie per l'invito, grazie per questo evento che non è un evento ma è semplicemente un punto d'inizio. Io porto i saluti del comitato di Arcigay Reggio Calabria e dei comitati, per questo ero al telefono poco fa con i rappresentanti dei comitati toscani, e quando ho detto sto andando dove appunto stavo venendo, mi sono detto ben venga questo pluralismo, questo allargare le basi associative soprattutto in territori come la Calabria è un segno di vitalità, è un segno anche di speranza in un momento in cui, come avete detto un po' tutti voi, è difficile trovarne segni di speranza. E la legge regionale, la proposta di legge regionale, la seconda depositata, sempre in terza commissione, ma questo voglio dire è un errore tecnico, strutturale, perché la regione in realtà associa tutto l'aspetto del welfare all'aspetto sanità. Certo, dopo tutte le lotte che sono state fatte e che continuiamo a fare per continuare a dire che la persona gay, la persona omosessuale, la persona LGBTIQ non è una persona malata, ritrovarsi in quella commissione dimostra soltanto la pochezza, mi permetto, della visione politica di un consiglio regionale, generale, non di bandiera, non di partito,
è l'ennesimo, volendo, si può intendere come l'ennesimo affronto istituzionale di fronte al quale le persone, non i presidenti, non i rappresentanti, ma le persone riescono ad andare avanti pur di arrivare a un risultato. Ecco perché l'audizione di giovedì. Questa seconda legge è stata, questa seconda proposta di legge sicuramente permette un dialogo, che questa è la numero 317 decima, a fronte della proposta 251, ora non ricordo il numero, che era la prima proposta di legge regionale, che, questo lo dico da tecnico e da attivista, non era altro se non uno scopiazzamento fatto anche male di proposte ormai desuete sulla questione della discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere, e di fronte alla quale il comitato di Reggio e Giovanni e il gruppo di Lamezia appunto ci siamo opposti fortemente. Abbiamo chiesto un'audizione. Quando feci l'audizione chiesi proprio da quali dati si era partiti per scrivere un testo di legge. Mi venne risposto: ah no, ma non c'entra, la discriminazione per orientamento sessuale comunque deve essere legiferata, deve essere tutelata, l'azione contraria alla discriminazione, è al di là dei dati. Ma io non credo che si possa parlare di omofobia, quindi non semplicemente di una violenza, non semplicemente di un'azione contraria all'ordine giuridico nazionale, contraria ai principi dello Stato, senza avere dei dati specifici su questo fenomeno. E in questo la politica tutta dovrebbe quantomeno ascoltare e recepire le istanze che arrivano dalle esigenze concrete dei cittadini italiani, calabresi, lametini, reggini, catanzaresi. Esiste solo un report in Calabria che nasce da un'attività svolta a Reggio ormai 4 anni fa, di osservatorio di 2 anni sul fenomeno dell'omotransfobia. Però da un punto di vista nazionale la Calabria segnala 2 eventi di omofobia nelle ultime statistiche. Ditemi voi cosa ne pensate, perché o siamo talmente accoglienti, talmente friendly, talmente aperti, talmente acculturati da accogliere una realtà come la realtà LGBT, oppure semplicemente chi ha determinate responsabilità non vuole che questo dato esca fuori, non vuole un'emersione importante. E se l'anno scorso ci siamo tutti indignati di fronte ai fatti di Ricadi, io non penso che si possa dire che siamo una realtà così, così rainbow. Siamo sicuramente una realtà che non ha tutti questi colori. Aggiungo, ma giusto perché ormai un bel po' di strada il movimento calabrese l'ha fatta dal Pride del 2014 in avanti, in particolare, chiaramente la realtà LGBT è più antica del 2014, ma nel 2014 con l'organizzazione del primo Pride c'è stata l'emersione anche di tutta una storia di cui la Calabria deve farsi carico e che la Calabria dovrebbe valorizzare. Prima ancora del Fuori, prima ancora del Narciso, prima ancora del movimento italiano, le teste che poi hanno costituito il movimento italiano si ritrovavano a Crotone, al villaggio San Paolo, e dire oggi che la Calabria è stato il primo punto in Italia in cui si potevano portare avanti determinati discorsi durante i campeggi, non credo che sia un dato da nulla, e soprattutto credo che sia un dato che debba essere valorizzato. Noi queste cose le abbiamo dette spesso, ce le siamo raccontate. Adesso forse è il momento, e la nascita di un arcigay a Lamezia potrebbe tranquillamente, secondo me significa un risveglio da questo punto di vista, forse è il momento di iniziare a raccogliere, di iniziare a valorizzare e di iniziare a raccogliere.
quando abbiamo fondato a Reggio Calabria il comitato nel 2009, eravamo cinque, come si dice a Reggio, cinque cani malati, che portavano avanti delle battaglie sconosciute alla maggior parte della cittadinanza. Oggi chi continua a ignorare il problema è complice di determinate logiche di discriminazione e di esclusione. E questo va detto in maniera chiara e va detto a tutti i livelli, dal punto di vista istituzionale, politico. Scusate se faccio questa indicazione, però credo sia importante. Subito dopo i fatti di Orlando, quindi la strage all'interno del Pulse appunto in America, lo Stato italiano, nella presenza, nel rappresentato dal ministro dell'interno allora Marco Minniti calabrese, di fronte a un Pride dedicato alle vittime di Orlando, pubblicamente non parlò di attacco alla libertà sessuale da parte del terrorismo, da parte di un ISIS che continua chiaramente a denigrare non l'Occidente in quanto tale, ma le persone che vivono le libertà e le conquiste dell'Occidente, parlando soltanto di un attacco in cui erano morte 52 persone. La morte di quelle persone è stato uno schiaffo non solo all'Occidente, è stato uno schiaffo a tutta la comunità LGBTIQ mondiale. Tutti i presidenti, la maggior parte dei presidenti delle varie repubbliche, dei vari stati occidentali hanno espresso vicinanza alla comunità LGBT, l'Italia no. Allora, rendiamoci conto di una cosa. Le persone gay, le persone lesbiche, le persone bisessuali, le persone transgender, le persone queer, le persone intersessuali, e più lettere mettiamo, più questo acronimo secondo me diventa importante, non per il numero di lettere, ma per la rappresentanza a voci che molte persone non hanno mai avuto. E è vero, c'è un problema all'interno della comunità, della nostra realtà, e noi su questo lavoriamo quotidianamente. E continuare a guardarci dall'esterno senza viverci, senza comprenderci, senza non sostenerci, ma lottare insieme a una determinata linea di diritti e di libertà, che secondo me è il vero problema nostro. Allora, io intanto faccio gli auguri al comitato di Lamezia, personale, anche per Giovanni, con Giovanni ci conosciamo da tanto. Credo che si debba invertire in questo momento il paradigma per cui la politica, l'istituzione rappresenta il cittadino. Sì, è vero. La rappresentanza non ha alcun valore se non c'è un servizio. La rappresentanza non ha alcun valore se non fa gli interessi della base. Quindi, ribaltiamo un po', se questa può essere ancora la nostra missione all'interno di una realtà sociale come l'Italia, io spero che questi saranno i frutti. Un rimbaltamento che sia in ottica di servizio, di tutela e di accoglienza verso tutti. Stiamo attendendo all'esito dell'audizione. Noi abbiamo depositato alcune modifiche, però questo lo dico ufficialmente, proprio di emendamenti. Chiaramente nessuno ci ha contattato prima di scrivere il testo. Siamo stati auditi, abbiamo dato alcune indicazioni, sì, appunto come è stato detto, noi abbiamo indicato alcune modifiche che però sono delle modifiche non strutturali. Cioè, io, avendo avuto la possibilità di leggere il primo testo e il secondo, anche durante l'audizione, ho ringraziato il legislatore regionale, perché si nota dal testo che c'è stata uno studio. È brutto pensare che i propri rappresentanti siano ignoranti.
e questo era stato l'effetto della prima proposta. Quindi le modifiche benvengano se riusciamo, cioè se il Consiglio le approva. È chiaro che non sono, nessuno si permette di scrivere anziché 100.000 euro in 3 anni vogliamo 2 milioni. Questi non sono, l'attività che portiamo avanti noi non è un'attività di soldi, è di altro genere, di altra natura. Abbiamo richiesto delle definizioni più puntuali, più specifiche. È prevista l'istituzione di un osservatorio regionale contro l'omotransfobia. Bene, ma non è chiarita la natura dell'osservatorio. Allora, l'osservatorio cosa deve essere? Espressione di scelte della giunta? E di fronte a questo, bene, vedremo quale giunta indicherà, perché se voglio dire, valutiamo tante cose, e soprattutto a servizio di chi sarà questo osservatorio, di un consenso finto o di persone che realmente vivono determinate situazioni. Quindi su questo non c'è stata chiarezza. Altri punti, ora io non li ricordo tutti, però ecco, noi li avevamo condivisi, li avevo lasciato. Sono agli atti, abbiamo depositato, sì, le... Credo di sì. La proposta... Okay. Il primo perché l'ho scaricato io. Perfetto. Ma ci sono le proposte anche? Allora, non credo. È il testo di legge, ci è reso conto sommario per ora, perché è passato troppo poco tempo, però il sito del Consiglio regionale della Calabria poi fa anche il reso conto dettagliato, quindi ci sarà tutta quanta la vostra lezione. Perfetto. Quindi con la trascrizione... Sì. E ovviamente anche quello che avete gli interventi. Quindi sono assolutamente, ecco, mi meraviglio anch'io. Io su questo mi permetto di aggiungere anche un altro aspetto che è fondamentale. Arrivare, e questa è la responsabilità che le associazioni hanno, quindi Giovanni, Marco, cioè anche di fronte al rapporto con l'istituzione, se l'ottica è l'ottica appunto del servizio e della risoluzione dei problemi dei cittadini da parte dell'istituzione, noi abbiamo il dovere, anche laddove, in quanto associazioni, anche laddove il testo fosse il miglior testo uscito in Italia, di continuare a sognare e di continuare a portare in quelle sedi, in quelle realtà, una visione del mondo che non è forse neanche quella reale, ma che sicuramente è quella che più ci rappresenta. Quindi di fronte a tanti interventi che ci sono stati, di fronte a tante cose che abbiamo sentito durante l'audizione, io credo che un'associazione non può mai dirsi soddisfatta, ma e questo secondo me si crea oggi con la costituzione di Arcigay Lamezia, ma un'associazione deve continuare a sognare per sé, per gli altri, ma non solo per chi rappresenta, ma anzi soprattutto per chi sta fuori da questa realtà. Tanti auguri. Se vuoi concludere così, poi passiamo la parola agli altri esponenti. Giusto per concludere quello che stavo dicendo, semplicemente pensiamo che quando il legislatore a livello nazionale o anche a livello regionale decide, porta avanti la promulgazione di una legge che riguarda poi le vite delle persone, pensiamo come potere al popolo che quelle persone, quello che stavo dicendo prima, debbano essere sentite prima e insieme cercare di creare la norma e la legge migliore possibile per quelle persone e non contattarle dopo che la legge è stata proposta, solo in termini di modifiche. Detto questo, il passaggio sulla legge Cirinnà è una legge che francamente a noi di Potere al Popolo non soddisfa. E questo perché innanzitutto perché quella legge, che pure è stata un momento importante nella storia dei diritti civili in questo paese, rappresenta frutto di un compromesso. E noi pensiamo che laddove si parli di diritti civili, ma anche di diritti umani, una legge non può essere il frutto di compromessi, in quanto quella legge riguarda la vita di persone in carne ed ossa.
e penso alle modifiche che ci sono state poi in, in sede di commissione per l'opposizione di una parte interna allo stesso Partito Democratico. Non è soltanto la questione della stepchild adoption rispetto alla quale noi siamo favorevoli, ma noi come Potere al Popolo rivendichiamo insieme alle compagne e ai compagni omosessuali, lesbiche, transgender, che pur fanno parte di questo movimento, delle normative più compiute, delle leggi che certamente non saranno perfette, ma che aiuterebbero tutti a fare un passo avanti, a migliorare quella che è la nostra vita. E pensa ad esempio ad una norma che noi rivendichiamo, che è quella del vietare le mutilazioni genitali dei bambini e delle bambine prima che questi abbiano raggiunto una maturità tale da poter comprendere e scegliere il proprio orientamento sessuale. E penso al matrimonio egualitario, rispetto al quale il governo precedente ha fatto un passo, 10 passi indietro. Penso all'adozione dei figli dell'altro coniuge, perché non dimentichiamo che in questo paese, che ne pensi il legislatore, che ne dica la legge, esistono oltre 100.000 bambini che fanno parte, che vivono di fatto in famiglia arcobaleno, e non può essere delegato ad un giudice il riconoscimento o meno della paternità o della maternità, ma è comunque una questione che andrebbe normata per legge, così come rivendichiamo, come dicevo prima, una seria legge in materia di omofobia. E questa è la nostra posizione rispetto a quelle che sono le questioni che ineriscono i diritti civili, ed è non solo un qualcosa che abbiamo, per così dire, scritto nel nostro programma insieme a compagni e compagni che fanno parte del mondo LGBT, ma rispetto al quale porteremo ancora avanti queste battaglie dentro o fuori dalle istituzioni. Rosario, così. Sì, grazie. Ma io vorrei partire da un dato che ritengo fondamentale non solo su questo tema, ma più in generale sul tema dei diritti civili e comunque anche della vita della nostra Italia. Cioè, la nostra Costituzione, in particolare i primi 12 articoli del testo della Carta Costituzionale, che sono dedicati appunto ai principi generali dello Stato, nonostante siano passati tanti anni ormai dal 1948, da quando appunto poi fu introdotta, però è straordinariamente attuale e ricca di significati. Non ci dimentichiamo soprattutto l'articolo 3, che è quello che appunto prevede il principio di uguaglianza, dicendo che tutti i cittadini sono uguali senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, condizioni sociali, eccetera, che calza esattamente sull'argomento che noi stiamo affrontando. Il problema qual è? Quello che è stato sviluppato anche da tanti studiosi, ma lo vediamo quotidianamente noi cittadini, il fatto che accanto ad un principio di uguaglianza formale, cioè a quella che dovrebbe essere la Costituzione formale, poi invece c'è un principio di uguaglianza sostanziale che di fatto viene ogni giorno mortificato e che manca. Allora, da questo punto di vista, perché ho voluto fare questa premessa? Perché sicuramente, da osservatore interessato, dico che la Cirinnà, l'ho già detto benissimo e condivido i motivi che sottolineava Maria Antonietta, sicuramente è carente e non soddisfa assolutamente, però dobbiamo essere altrettanto obiettivi, non lo dico appunto per esprimere un giudizio politico, lo dico solo per fotografare una situazione di fatto. Dobbiamo essere altrettanto obiettivi nel dire che fino a qualche anno fa non c'era, dal 48 ad oggi, nessuna legge, oggi una legge c'è, quindi un passo in avanti è stato fatto. Allora io, da questo punto di vista, voglio essere molto pragmatico e guardare a quelli che poi sono, quindi ripeto, non lo faccio per rendere merito al governo
oppure poi ai compromessi, come dicevi tu, che ci sono stati. Però rispetto a prima qualcosa è stato fatto in avanti, non è sufficiente, però è proprio quella base che consente oggi di poter ragionare in termini di proposte migliorative, i cambiamenti, di modifiche, e sicuramente rendere il percorso più agevole anche da un punto di vista istituzionale, perché poi sappiamo come avvengono determinate dinamiche. Trovo molto grave quello che dicevano prima i rappresentanti a livello regionale dell'Arcigay, cioè il fatto che al di là del welfare come appunto argomento, e come sappiamo che le commissioni regionali vengano divise per materie, come a livello nazionale e anche locale, però non si può inquadrare questo tema della transomofobia nel tema delle politiche sociali in senso lato, e quindi dell'aspetto sanitario, come se si trattasse di una malattia. A volte la forma è più che sostanza, quindi io penso che questo sia stato un fatto molto grave che abbiate fatto bene a sottolineare, perché non era certamente quella la commissione competente a valutare determinati aspetti. Però trovo giusto che al di là poi della forma, pur di raggiungere un obiettivo, speriamo magari da qui a breve, di avere una legge regionale, bisogna fare anche a volte dei piccoli sacrifici. L'altra cosa che volevo dire rispetto a quello che sottolineava Maria Antonietta sul tema dei diritti civili, e in particolare dei diritti degli omosessuali in senso lato, che abbiamo approfondito, che sia un tema a volte solamente di determinati partiti, mentre i partiti del centrodestra non hanno in agenda proprio questo tema. Io penso che questa sia proprio l'espressione di quella grande ipocrisia che contraddistingue più in generale l'Occidente e quindi anche il nostro paese, perché è inimmaginabile pensare che all'interno di quelle comunità politiche non ci siano persone che siano omosessuali, transessuali, bisessuali, eccetera, eccetera. Ci saranno sicuramente. Purtroppo, e lo abbiamo visto anche in queste ultime elezioni, ci sono dei partiti che ragionano in termini di slogan, sanno che per un partito di centro o di destra bisogna dare un messaggio, soprattutto rispetto al mondo del cattolicesimo, diciamo, intransigente, che è quello di non concepire appunto diversità dalla famiglia tradizionale, dal rapporto tra uomo e donna, e quindi per motivi, diciamo così, di facciata nei loro programmi non affrontano mai questi temi. Allora io penso che la battaglia proprio come dicevo prima, per essere concreti, anche qui a Lamezia debba essere quello di stanare, nel vero senso del termine, anche i partiti locali, dal Movimento 5 Stelle che è stato citato, ai partiti che fanno parte dell'arco di centrodestra, su capire quali sono le loro posizioni su questi argomenti. Quindi certamente ben venga questo dibattito, però in futuro io penso che un passo in avanti debba essere quello, mi rivolgo soprattutto ai rappresentanti locali di Arcigay, debba essere quello di sfidare nel vero senso del termine anche le altre realtà comunali, i rappresentanti, movimenti, associazioni, per capire qual è la loro posizione, si pronuncino, perché altrimenti rimaniamo sempre nell'ambito di quell'ipocrisia che, come sappiamo, l'Italia arriva sempre in ritardo e la Calabria ancor di più. Negli Stati Uniti, quando si facevano le grandi battaglie, sono passati i 60-70 anni, erano tipiche anche di quel mondo, da noi piano piano stanno arrivando. Allora, secondo me l'ipocrisia va messa da parte, va squarciato questo velo e vanno affrontate le tematiche. E poi si ragioni anche in termini di proposte, su quello che chiaramente anche in collaborazione e ascoltando in quel percorso di partecipazione l'Arcigay di Lamezia, ma anche quello regionale o quelli delle altre realtà territoriali, capire come si può incidere nel proprio piccolo sul territorio comunale, cioè al di là delle leggi regionali e delle leggi nazionali su cui si sta lavorando, capire al di là delle unioni civili che per esempio sono possibili nel comune di Lamezia, perché in passato è stato fatto un provvedimento in tal senso, però abbiamo visto che l'ex sindaco di Lamezia per esempio non ha mai celebrato un'unione civile. Quelle poche che sono state celebrate nel nostro comune sono state delegate,
quindi sono state fatte da altri, ma non dal... Quindi allora c'è anche qui una contraddizione in termini che andrebbe chiarita. Io penso che il percorso debba essere questo, ovviamente guardare alle grandi questioni, guardare all'aspetto nazionale, ma anche guardare alle nostre realtà e collaborare insieme. La parola passa all'onorevole Palma. Allora, grazie, ho preso un bel po' di appunti perché mi piace rispondere. No, come al solito, con la massima esatto sintesi. Sì, perché poi mi piacerebbe capire. Ci sono 4 eventi. Bene. La giornata in cui c'è la presentazione del libro, c'è la pericena. Ottimo. Ottimo. Allora, premetto, io non sono l'avvocato difensore di nessuno, quindi se io devo dire quali sono le criticità del mio partito, non ho nessunissimo problema a dirlo, non devo prendere le difese di nessuno, quindi mi reputo abbastanza, anche perché poi penso che dalla critica, se costruttiva, si può solo migliorare e crescere, per cui ben venga. Poi conosco Giuseppe, giudice Andrea, che ha portato, tra l'altro non è neanche del PD, è di un'area che è vicino al PD, non è neanche del PD, ma Giuseppe è una brava persona, in gamba, tanto più che quello che dicevi, ci diamo del tuo, tanto più che quello che dicevi, siamo sentiti per telefono, lui me l'ha detto, io mi sono accorto che la prima stesura della legge era abbastanza lacunosa, e allora a quel punto ci siamo messi a scrivere un qualcosa che poteva essere un pochettino più solida, no? Ma ora ci arriviamo. Allora, la prima cosa è, scusate ragazzi, però... Questione assegnazione commissione. Allora, scorriamo le commissioni che ci sono, faccio breve, sono 5, quindi ci mettiamo poco. La prima commissione è affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale. E qui penso che non ci azzecca nulla, ok? Per cui la escludiamo. La seconda commissione è bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero. E qui ci entra, ma solo perché bilancio c'è quella questione sullo stanziamento e sulla copertura, quindi diciamo è secondario. La terza commissione è sanità, attività sociali, culturali e formative. La quarta è assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente, che insomma non mi sembra che... La quinta commissione è riforme. Ma nell'ambito di queste 5 commissioni, ve lo chiedo senza nessuna... Dove... Affari generali, le proposte di legge, i disegni di legge possono rientrare tranquillamente negli affari generali. Sì, però è specificamente come affari istituzionali, affari generali e normative elettorali. La seconda, però poi tanto stiamo parlando del sesso degli angeli, La seconda è sanità, attività sociali, culturali e formative. Prima magari si capiva che... Sì, vabbè, cioè nel senso che non... No, nel senso, io avrei fatto magari un'altra commissione, sottocommissione su pari opportunità, allora l'avrei messa lì, ma non c'è perché sono quelle 5. Però vabbè, dai, insomma, tutto sommato. Si potrebbe fare, cioè nel senso, non ve la prendete, ma su quelle le commissioni, quindi non, cioè, andiamo a quello che invece proprio è davvero, su questo io ci tengo, no? Io sono stato abituato, ci sono passato, io ho sempre fatto proposte di legge partendo, prima ancora di stenderle, dall'ascoltare ovviamente tutti i vari interessati. Poi si fa una bozza, poi chiami addirittura in audizione, quello che è successo anche a voi, i vari stakeholder, quindi le varie diciamo, associazioni o gli interessati, e poi alla fine insieme a loro fai ovviamente una proposta di legge che poi nulla vieta che venga, anzi assolutamente, poi venga emendata, perché chiaramente ti può sempre sfuggire qualcosa, quindi da quel punto di vista si rallaccia anche a quello che hai detto tu, cioè sul ribaltamento della rappresentanza e sull'ultima cosa con cui hai chiuso, sulla funzione delle associazioni, che è ancora più importante. Qui dobbiamo... rispolverare la conoscenza e la diffusione del sistema normativo. Innanzitutto sposo in tutto quello che hai detto, cioè la rappresentanza va ribaltata. Qui sono i politici che devono fare quello, nelle more ovviamente, insomma, no? dei filtri necessari e opportuni, devono fare quello che dice la base, quindi i cittadini. Perché se quelli stanno là,
lo devono a noi, cioè ai cittadini che li andiamo a votare. Da qua poi potremmo parlare sui criteri di selezione, ma qua non ne usciamo più, sulla questione che dovremmo esercitare molto più coscientemente il voto, ma non ne usciamo più. E soprattutto, vedi, l'importanza di avere anche un'associazione di questa è proprio nella sede di redazione e di audizione proprio delle leggi. Cioè, voi dovete essere uno delle controparti fisse della politica regionale e nazionale, ma in questo caso avete gli organismi nazionali. Ma quello deve essere, bueno, la condizione sine qua non, cioè deve essere una roba che io la darei per assodato. Cioè, da qui un sprono a legarsi ancora di più alla politica, nel senso buono del termine, cioè voi dovete essere da pungolo alla politica e da fornitore anche di idee, da controparte, perché altrimenti, come hai detto giustamente, quelli prendono la loro strada e poi vi trovate robe che... Mentre invece la vera funzione del politico è quello di fare esattamente quello che dici tu, quindi magari c'è l'idea, tu politico, ne parliamo, perché sono io... persona che la vivo giorno per giorno, che ne capisco che posso darti le idee e si costruisce assieme alla normativa, e allora si mette insieme una politica davvero virtuosa, e da qui ne deriva il fatto di scegliere dei rappresentanti politici non tanto e non solo che ci rappresentino, ma che abbiano questa capacità di ascolto, che abbiano questa nel DNA, no? questa predisposizione al dialogo e alla costruzione insieme, al fare il percorso insieme. Questa è la cosa fondamentale, tanto più ci avviciniamo a livelli amministrativi bassi, non di qualità, cioè bassi nel senso vicini a noi, quindi comunali, regionali, poi c'è quello alti che sono nazionali ed europei. Per cui, e mi sembra che anche ora, benché insomma l'avete un po' riacciuffata, no? Diciamo per i capelli, però io ho seguito perché ho visto gli ultimi stenografici delle ultime sedute, siete andati in audizione, non solo voi, anche altre associazioni, quindi vi hanno ascoltato e quant'altro, benissimo la proposizione di emendamenti, benissimo. Questo è il modo virtuoso per portare avanti una legge e quindi far sentire le esigenze di una parte della popolazione. Passiamo all'altra parte, la Cirinna. Io penso che quando, è sempre meglio specificare nei programmi tutto, ok? Assolutamente. Però penso che nel momento in cui il PD è stato il propositore, noi eravamo davanti a una montagna, non l'abbiamo scalata tutta, ma in un solo colpo ne siamo arrivati forse a metà, ok? Almeno con la Cina. Poi c'è molta altra strada da fare, sono perfettamente d'accordo. Tanto più che erano tutte robe, step child adoption e quant'altro, che noi avevamo messo nella legge, e che poi abbiamo dovuto togliere. Perché infatti no, come no, anzi no. Mm-hmm. No, noi abbiamo, guarda, sui diritti civili e sul dopo di noi sono due provvedimenti di legge che ti posso assicurare, perché c'ero, che noi abbiamo vissuto e seguito davvero intensamente, perché da quel punto di vista poi dispiace anche a me constatare che alcuni pezzi sono persi per strada, ma purtroppo, ma aspetta che mo ci arriviamo. Ora ci arriviamo. Sì, infatti devo... Sì. No, ma ora ci stava arrivando, anche perché poi... No, assolutamente. Anche perché poi altrimenti... dicevo, anche perché purtroppo la politica è fatta anche di compromesso. L'importante è che non arrivi a livelli beceri e di ribasso. Però io auspico che la Cirinnà sia un punto di partenza, non di arrivo. O quantomeno una tappa intermedia, va. Io vi ripeto, noi non avevamo nulla, abbiamo qualcosa che è una buona tappa intermedia. Poi sono d'accordo, il Movimento 5 Stelle era quello che difendeva a spada tratti i diritti LGBT, finché volevano come contropartita che poi la polizia si è la polizia dei vitalizi, noi gliel'avete data e loro non vanno concesso la stagione, cioè hanno fatto i politici. Esatto.
Ma infatti, se vedete i voti, alla fine la Cirinnà passò per l'appoggio, vabbè, ovviamente nostro, Scelta Civica e SEL, che votarono all'unanimità. Tutti gli altri, in misura più o meno inferiore, tutti gli altri contrari. Questo ci fa capire ovviamente il livello. Poi non dimentichiamo un'altra roba, ragazzi. Uno dei miei grandi amici è Ivan Scalfarotto, che si è sposato pure, proprio grazie anche alle unioni civili. Con il suo compagno ha fatto l'unione civile proprio grazie a... quindi da quel punto di vista. Poi, secondo me, ora è una battaglia che, come vi dicevo prima in premessa, io dubito che questo governo la porti avanti, perché sta pensando a chiudere invece che aprire, per cui poi ovviamente la battaglia noi continueremo a farla, perché nel DNA pure del PD. Dopodiché, ragazzi, solo chi non lotta ha già perso, per cui io posso garantire la battaglia, non il risultato in questo specifico caso. Poi secondo me lì ci sarebbe anche una roba da andare un po' a scardinare. I due articoli della Costituzione che sono stati richiamati, il 2 e il 29 per quanto riguarda il matrimonio, ma soprattutto c'è una questione di codice civile, dove il rapporto di filiazione è stato praticamente disciplinato nascendo da padre e madre, quindi uomo e donna, e dove purtroppo devo constatare che i costituenti, quando appunto ragionano sulla Costituzione, non toccarono minimamente l'argomento. Quindi questo vi fa capire come davanti abbiamo davvero anche un corpus normativo e anche la storia della normativa che era pesantemente contro un'estensione dei diritti civili. Quindi da un punto di vista esclusivamente normativo, io vorrei sottolineare come abbiamo cominciato a smantellare una roba che era abbastanza pesante, ragazzi. Poi sono d'accordo, quello che vi dicevo prima, non abbiamo scalato la montagna, siamo arrivati a metà, dobbiamo continuare. Lo ripeto, spero che la Cirinnà sia una tappa intermedia di un percorso che possa vedere la compiutezza di tutti i diritti civili, così come le hanno le altre regioni, gli altri stati quantomeno europei. Ho chiuso, ho finito, grazie. Perfettamente nei tempi. E dopo questo dibattito, in realtà volevo fare alcune considerazioni finali proprio in qualità di moderatore, per poi dare la parola ai promotori, insomma, e a coloro che hanno portato insieme a tutte le forze dei ragazzi e delle ragazze qui alla Lamezia Terme, hanno portato, insomma, all'obiettivo di creare e quindi di far nascere questa associazione. Credo di sintetizzare, insomma, la volontà di tutti i referenti politici, che ci sarà un impegno che va insomma, oltre il cosiddetto proclama, e che quindi, insomma, avrà anche un effetto a livello di proposizione, soprattutto di ascolto comunque delle istanze provenienti dalla base, come l'abbiamo chiamata, anche se molto spesso dimentichiamo che dietro alla base ci sono persone che soffrono una determinata condizione e che quindi, più che di ascolto, avrebbero bisogno non tanto di sostegno ma di realizzazioni concrete. E anche perché, e mi permetto, giusto, ma non me ne voglia l'onorevole Balbanti, solo una puntualizzazione, perché moltissime leggi in Italia sono passate attraverso le commissioni affari istituzionali, proprio perché toccano le basi delle istituzioni. Quindi la modifica al codice civile presupporre, cioè, siccome è un problema di sistema, presupporrebbe fondamentalmente cambiarlo il sistema, cambiare le istituzioni, perché dietro ovviamente la questione delle unioni civili si pongono tutte una serie di altre problematiche, quale il rapporto di filiazione, che necessariamente dovrebbe passare anche per una modifica delle istituzioni, a prescindere dal nome di alcuni uffici, perché non vanno... Esatto. Del nome di alcuni uffici e del nome anche di moltissimi istituti che oggi però permangono e che hanno quel carattere discriminatorio, quindi si viene a creare praticamente un sistema a doppio binario, cioè da un lato riconosciamo le unioni civili ma dall'altro le releghiamo praticamente ad un qualcosa che non afferisce a quelle formazioni sociali invece che richiamava Rosario Piccioni dell'articolo 3, insomma, della Costituzione, che era fondamentale. Ecco, la Cirinnà era in giustizia, no, io parlavo comunque della commissione alla regione, insomma, per cui fondamentalmente, però la mia premessa era l'errore di sistema,
Quindi quando c'è una volontà ovviamente di risolvere le problematiche, c'è, si affronta anche il problema di sistema, il problema tecnico-istituzionale fondamentalmente. Detto questo, come no? Il dibattito pubblico mi pare di capire si è già aperto. Quindi... Posso partecipare? Voglio fare una domanda. Vuole fare una domanda? Sì, no. Assolutamente, no, come no? Non... Quindi in realtà insomma volevamo appunto aprire il dibattito che si era già aperto in precedenza, e, per cui se qualcuno volesse intervenire insomma più che bene accetto. Puoi venire no, qui, prendi il microfono, vabbè, c'è un bocione. Per la telecamera, magari al microfono. Deve essere comunque rivisto per tutti il concetto di matrimonio. Per fortuna vengo dal teatro e non credo di averne bisogno. Però il concetto di matrimonio va rivisto a prescindere, perché è discriminante anche per le donne. Per la televisione? Saperlo mettevo un bustino, una cosa più adeguata. Grazie, cara. E in realtà il concetto di matrimonio andrebbe rivisto per le donne in genere, perché è discriminante a prescindere, perché se ci ricordiamo da dove vengono i concetti di patrimonium e matrimonium, significa che le donne stanno a casa, fanno figli e si occupano dei figli, della prole, punto, cucinano, lavano, cioè fanno le schiave non retribuite peraltro, a meno che non si prendano la carta di credito del marito. Quindi in realtà il concetto andrebbe rivisto a prescindere dal fatto che lo vogliono o non vogliono estendere a tutti. Dopodiché, se la Cirinnà mi avesse dato uno sconto del 50% sulle tasse, a me va bene così la Cirinnà, però se tu mi dai metà diritti allora io ho metà doveri, molto semplice, secondo me poi lo Stato è semplice, invece fermo restando che la ringraziamo, l'abbiamo ringraziata ogni volta che l'abbiamo incontrata, ognuno di noi nei vari Pride per carità ha fatto una battaglia sola e con pochi altri, e va bene si è arrivati a metà eccetera, però è una legge che ha creato ancora più discriminazione in effetti per certi aspetti, no? Quindi gli eterosessuali hanno 3 possibilità, noi mezza. Quindi la domanda è, io che fra un anno avrò un figlio, il mio compagno non potrà andarlo a prendere a scuola. Questo è un fatto che lo Stato, di cui lo Stato non si occupa. Cioè io se muoio, mio figlio va in adozione. Cioè questo è un fatto di cui lo Stato non si occupa, e come me altri 100.000 bambini più o meno su per giù che fanno parte delle famiglie Arcobaleno. Quindi quando quel deficiente del ministro Fontana, fateglielo reperire così mi denuncia e magari vado pure in TV veramente da Barbara D'Urso, cioè quando quel cretino di Fontana si permette di dire che le famiglie Arcobaleno non esiste, oltre a dimostrare che è un cretino ignorante come il 95% di quelli di destra, ovviamente l'ho detto una volta già in TV questa cosa alla C e lo ribadisco oggi, perché Arcigay non è politica, Arcigay Lamezia non è politica, questa cosa l'abbiamo dovuta chiarire nel nostro gruppo interno perché purtroppo a volte si è confusi, ma io credo per
semplicemente utilizzando il cervello e la logica. Io posso anche non votare PAP o non votare PD, no? Io Giovanni. Però se io Giovanni votassi Fratelli d'Italia dovrei andare dallo psichiatra, cioè perché ho un problema oggettivo, secondo me. Poi la libertà per me è la libertà in assoluto, quindi io se qualche amico o amica dell'associazione vuole votare Forza Italia va benissimo, cioè siamo liberi e accogliamo tutti, ma credo che sia la stessa cosa che fare il gruppo gay dell'Unione Cattolica, cioè chi ti dice che sei sbagliato come puoi pensare che ti possa comprendere un giorno? Credo che sia difficile, ma se c'è qualcuno che va in chiesa, io lo rispetto da buddista, io rispetto la vita in generale, no? Però una persona che dice no, facciamo stare 500 persone in mare perché è meglio così, io non mi sento rappresentato e penso che mai potrei apporre una X su quel nome. Spesso pensavo di firmare quando vado a votare, perché la X mi rende un po', mi fa sentire un po' analfabeta, però metto la X, vabbè. Perché poi le risposte sono queste, no? Cioè abbiamo votato, perché purtroppo anche chi non ha votato comunque ha espresso non abbastanza la forza di volere un cambiamento vero di questo paese, che non avverrà in questi, speriamo, pochi mesi, speriamo che non siano 5 anni. Però questo è Giovanni, non è il presidente di Arcigay, ovviamente, perché noi accogliamo tutti. Abbiamo dovuto fare questa piccola precisazione perché il fatto di essere qua ha dato un pochino. Però, come dire, intanto ringraziamo sicuramente gli amici di PAP che ci consentono di usufruire della sede, di avere una casa, prima di tutto. Secondo poi, penso che sia la casa più naturale. Poi se Casa Pound decide di ospitarci, possiamo anche prenderlo in considerazione, magari a qualcuno gli piace, chi lo sa. Io li ho sempre invitati al confronto, Marco non ha voluto, però quando ero a Catanzaro, nell'Arcigay Fenice, l'associazione di Catanzaro, uno di Casa Pound mi aveva minacciato su Facebook dicendomi che io ero un ricchione, tutte cose che so già, insomma, ha detto cose che più o meno conoscevo e io ho detto guarda, io abito a via Giuseppe Raffaelli 38, quando vuoi vieni, prendiamo un caffè e ragioniamo, puoi venire anche con 5 o 6, tanto siamo abituati anche alle orge, non è un problema. E ovviamente non si è mai presentato nessuno, perché poi sono dei vili, non hanno il coraggio di affrontare, anche perché non hanno gli argomenti, perché se avessero gli argomenti probabilmente affronterebbero un dibattito, lì li rispetterebbero di più, perché se tu porti con convinzione avanti anche un'opinione troglodita, comunque hai il mio rispetto, perché se la difendi anche sbagliando, però ne sei convinto. Invece ti impari 4 frasette a memoria, 90% dei termini neanche conosce il significato profondo, e le dici così perché fa figo prendere la vecchietta che magari non capisce che io e Stefano ci amiamo, punto, e che questo amore non ha nessuna importanza se siamo due uomini, due donne, se io cambio sesso, se io divento donna, cioè non sono problemi. Lo Stato dovrebbe tutelarmi, non mi dovrebbe dire no tu sei sbagliato, perché allora io pago di meno le tasse, mi sta anche bene, ribadisco, anzi facciamo una proposta per favore di emendamento alla Ginna che paghiamo il 50% tutti, penso che siamo tutti d'accordo, poi quando diventeremo uguali agli altri pagheremo le tasse come gli altri. Grazie. Un altro che vuole intervenire, che si faccia avanti. Marco in realtà è anche membro, insomma è militante di Potere al Popolo, quindi gli volevo dare la parola soprattutto per un grazie, in quanto è attivo promotore di questa associazione, l'ha presa davvero a cuore e tra l'altro insomma colgo l'occasione per fargli dire anche che cosa si farà più tardi, no? Perché mi diceva insomma sì, hai sempre la domanda, quindi allora Marco, dopo Marco c'è la domanda di Maria Antonietta per i due, quindi identificati insomma. Grazie a tutti di essere intervenuti e di essere presenti qui nella Casa del Popolo, che oltre a essere la sede di Potere al Popolo accoglierà anche Arcigay di Gela Lamezia Terme. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato nel far sì che nasca Arcigay di Gela Lamezia Terme. Giovanni Carpanzano, Simona Bagnato,
Mara Leone e tutti i ragazzi che ci hanno creduto fin dall'inizio. Scusate se non vi cito tutti, ma dimenticherei sicuramente qualcuno. Poi sono visibilmente emozionato perché questo è un progetto che parte da lontano, parte senza dubbio da un anno e mezzo fa. È una mia idea che ho ribadito più volte a Giovanni, a Simona, a Mara. E praticamente siamo riusciti a costituire questa associazione, che è un punto di partenza per tutta la città di Lamezia Terme, che è aperta a tutti, inclusiva, e che vuole infondere la cultura del rispetto. In un'intervista di pochi giorni fa al Caffè Retro parlavo appunto di cultura del rispetto. Cos'è la cultura del rispetto? Una cultura che non si basi solo sull'erudizione o comunque sulla lettura di un libro, piuttosto che sull'informazione in generale, ma che porti una formazione, un'informazione a livello alto, a un livello che possa arrivare a tutti e che possa essere veramente incisiva per il cambiamento della nostra città e di tutto il circondario, naturalmente. E vorrei ringraziare anche Potere al Popolo del Reventino e dell'Ametino, che ci sostiene e ci continua a sostenere con appunto l'apertura di questo spazio dedicato anche ad Arcigay, che appunto non è politica, però dobbiamo riconoscere i meriti politici a chi ci ha sostenuto fin dall'inizio, non me ne vogliano gli altri, però senza dubbio un ringraziamento più nello specifico va a loro. Poi volevo iniziare a dire una cosa, solo che me la preservo per dopo, quando sarà il momento dell'inaugurazione. Dico il programma brevemente. Adesso ci sarà appunto la vera e propria inaugurazione, parlerò io e parlerà il presidente Giovanni Carpanzano. Poi ci sarà la presentazione del libro Sotto il tappeto persiano, Omosessualità in Iran, con già qui presente Giuseppe Taddeo, che ha scritto appunto questo bellissimo libro. E poi infine ci sarà una pericena con la proiezione di un documentario che riguarda il mio orientamento sessuale, la sessualità. Orientamento che non è stato citato, ma perché è un orientamento ancora di nicchia e che non c'è la è un orientamento di nicchia che si spera possa avere maggiore visibilità nei prossimi anni. E qui ribadisco che è la prima volta che un asessuale apre un circolo Arcigay in tutta Italia. E quindi ci sarà la proiezione di questo documentario sulla sessualità, condita dalla pericena, insomma. Grazie. Passo la parola a Maria Antonietta per la domanda. La proposta, sì, è la domanda. Allora, Rosario, una proposta e una domanda. Allora, Rosario diceva cosa possiamo provare a fare concretamente in questa città. Ora, visto che ci vorrà ancora un po' prima che Potere al Popolo vada ad amministrare questa città, proviamo a fare qualcosa insieme prima. E pensavamo, al di là degli scherzi, si potrebbe provare, dal nostro punto di vista, ad avanzare delle proposte alle scuole. Perché vero è che molti passi in avanti si fanno nel momento dell'approvazione delle leggi,
della normazione, però anche un lavoro mirato di sensibilizzazione e di sviluppo di progetti all'interno delle scuole cittadine che facciano capire, comprendere ai bambini prima e ai ragazzi dopo la ricchezza delle molteplicità, delle diversità che contraddistinguono ognuno di noi, penso potrebbe farci fare molti passi avanti. Quindi come potere al popolo noi lanciamo questo appello a tutte le forze politiche che ritengono di avere una sensibilità rispetto alla questione dei diritti civili. E passo alla domanda. Sia Barbanti sia Rosario affermavano che quando si fa politica bisogna anche a volte scendere a dei compromessi. Comunque, l'ha detto il PD allora. Allora, che bisogna a volte... Beh, anche in questa città sono stati fatti dei compromessi, però... Non... io chiederei quindi al Partito Democratico se non pensa che la politica dei compromessi prima e della concertazione sindacale dall'altro lato non siano corresponsabili di quello che viviamo oggi, di una cadestra al governo di questo paese, di Salvini ministro dell'interno, di gente come Fontana al ministero della famiglia. Semplicemente questo. Vai. No, io parto dalla prima proposta che faceva per Antonetti, che condivido in pieno, che è quella della sensibilizzazione all'interno delle scuole. Penso che molti di voi in quel periodo in cui si parlava della Cirinna avranno ricevuto, anche se magari non genitori, quei messaggi che circolavano all'interno delle chat WhatsApp delle scuole sui pericoli che correvano i figli con l'approvazione della legge, eccetera, eccetera. Quindi è un tema su cui c'è molta disinformazione, molta ignoranza, quindi anche qui penso che non sarà semplice, nel senso che poi i dirigenti, come sappiamo, rispondono più all'aspetto istituzionale e meno di apertura. Però secondo me proporre delle discussioni in cui ci siano rappresentanti appunto delle tesi della Cirinnà, quindi del testo già presente, altri contrari o altri che invece propongono, come facciamo noi, degli aspetti migliorativi e comunque pensano che i ragazzi già dalla piccola età, a maggior ragione poi nelle scuole superiori, debbano affrontare determinate problematiche, io penso che sia una cosa che si può fare, perché a quel punto tu dai voce a tutti. E pensare ai dirigenti di oggi che invece diano spazio solamente ad una voce penso che sia più difficile, però penso che quella strada sia percorribile. Poi ripeto, non era una questione di puntualizzazione, è semplicemente che non l'ho detto, nel senso che ma con i messaggini noi... No, io sto parlando di Lamezia. Certo, esatto, quindi questo va fatto e sono pienamente d'accordo. Poi sull'altro aspetto non era una puntualizzazione, nel senso, ma in realtà non l'ho detto che a volte in politica bisogna fare dei compromessi. No, ho detto che è stato un punto di incontro, ma non che io dico che in politica bisogna fare dei punti di incontro, questo non l'ho detto. E non mi piace il termine compromesso, nel senso, ognuno chiaramente parla per sé. E dire che nella politica ci debbano essere compromessi, l'ha detto Sebastiano, adesso chiarirà in che senso, ma compromesso è una parola che non mi piace, che ci debba essere confronto, dibattito e poi ognuno si assume le sue responsabilità, però onestamente la parola compromesso non mi piace, non era per... No, in generale, a me non piace in generale, quindi a fortiori, a maggior ragione su temi così che rispondono al diritto naturale, no? A quei diritti, certo, i diritti universali che dovrebbero essere riconosciuti all'uomo in quanto tale, a prescindere poi dalle codificazioni. Allora, innanzitutto sono d'accordo sulla questione delle scuole, tanto più che all'articolo 6 del comma 1, lettera A della proposta di legge che ora la Regione
c'è proprio ben disciplinato anche queste funzioni da poter fare nelle scuole, addirittura sono finanziate con 20.000 euro l'anno. Quindi anche lì qualcosina possiamo trovarla qualora, e spero quanto prima possibile, questa legge regionale possa passare. Per cui cioè, sono d'accordo con una legge che tra l'altro hanno presentato pure esponenti a noi vicino. Quindi. Passiamo all'altra parte. Allora, compromesso è nell'italiano, anche a me non piace come parola, ma ovviamente l'ho utilizzata per semplificare. Più che altro perché compromesso adesso è stato un termine molto abusato, perché si è pensato sempre al compromesso al ribasso, alias l'inciucio. Non è così. Il Parlamento è un luogo dove dice la stessa parola, dove si parla. In qualunque cosa, anche nella regione, anche quando vai a fare la legge, qualunque legge anche regionale, tu devi trovare un compromesso, nel senso che quello che si trovano con le rappresentanze che sono andate a parlare è un compromesso, perché è nata una legge in un modo e adesso verrà aggiustata con le indicazioni che avete fornito. Quello è un compromesso. Vogliamo chiamarlo dialogo? Vogliamo chiamarlo confronto? Va benissimo qualunque cosa. Dopodiché, nella fattispecie della Cirinnà, ragazzi, il PD non era autosufficiente. Allora, le strade erano due. Sono anch'io d'accordo sulla questione che non si devono avere compromessi, dialoghi, confronto, chiamiamolo come vogliamo, sui diritti civili, ok? Il fatto è che se noi andavamo dritti per la nostra strada, noi non stavamo a parlare manco della Cirinnà. Noi non stavamo a parlare di niente, stavamo a parlare di una sola cosa, di una grandissima occasione che avevamo perso, di scalare metà montagna, ma sempre metà montagna era. E noi in questo momento stavamo alla base di questa montagna a guardare, a contemplare la punta. E avremmo perso, come chi è intervenuto prima di me, io spero pochi mesi, cioè che il governo attuale resista pochi mesi e poi si vada verso un'altra, insomma, direzione. Ma se questi durano 5 anni, avremmo perso altri 5 anni senza nulla a contemplare quella vetta. Quindi lì, ok, l'ho detto anche prima, io sarei stato, e tutto il PD, più felice che passasse come era la formulazione originaria. Ragazzi, poi purtroppo nel Parlamento ti servono le alzate di mano, ti servono i numeri per far passare la legge, ma questo vale da qualunque parte e in qualunque situazione. Quindi cioè, non è ora un dare la colpa, è un prendere atto che purtroppo la roba funziona così, ragazzi, cioè, non c'è poco da fare. Quindi speriamo appunto che nel futuro, lo ribadisco, si riprenda quel percorso di diritti civili, si riesca a scalare quella montagna, a bypassarla, a fare sempre, sempre di più e sempre meglio, che la Cirinnà sia un passo davvero intermedio. Grazie. Ah, e a proposito, è in bocca al lupo, perché come avete visto per la questione delle scuole, come dicevi tu, cioè, ragazzi, c'è davvero tanto lavoro da fare, perché vedete come purtroppo anche a livello culturale e sociale, insomma, ci scontriamo con dei muri non indifferenti. Sì, sì, sì. Se non mi sbaglio sono 20, no, solo dedicato a quello, sono 110.000 complessivi, ma per quello sono 20.000. Oh, poi perdonatemi se sbaglio qualcosa, ma ragazzi, l'ho letta davvero. Grazie. Se qualcuno vuole... Certo, Riccardo. Prego. Volevo fare una piccola precisazione, perché forse, allora, è giusto parlare, diciamo, di PD, Cirinnà, però vi vorrei ricordare 2 anni fa come erano andate le cose. Se non abbiamo avuto la stepchild adoption, è stato, diciamo, un demerito dei 5 Stelle. Diciamolo questo, perché se no diamo la colpa al PD quando... Cioè io sono per il matrimonio egualitario, sono presidente di Brit TV, ma sono iscritto dalla Fondazione all'Associazione Radicale Certi Diritti e sono per il matrimonio egualitario da sempre. Quindi se c'è una colpa, che se proprio dovete darla a qualcuno, datela ai 5 Stelle, chi li ha votati e chi ha continuato a votarli dopo della cassazione, anzi dell'aver cassato la legge Cirinnà per com'era, perché ci sono andati di mezzo. Io ricordo i posti di Giuseppina La Delfa, di Marilena Grassadonia, che hanno detto a chiare lettere che i loro figli non esistevano ancora di più. Quando avevano avuto la possibilità di poter normare una lacuna giuridica, non l'hanno fatto. Diciamolo che sono stati 5 Stelle, non diamo la colpa solo al PD, perché comunque il PD, io devo dire la verità, qualcosa l'ha fatto. Poi diciamo che tutto è migliorabile, diciamo che la questione dei compromessi anche nel sindacato funziona così, la concertazione, purtroppo quando si va al governo funziona che bisogna cercare di mediare.
Cioè, funziona in questa maniera. Io vi ricordo anche un'altra cosa, perché 2 anni fa è avvenuto, non è avvenuto tantissimo tempo fa. Alfano diceva che non c'erano addirittura le coperture per quanto riguardava la, come si chiama, la copertura della, bravissima, la reversibilità della pensione. C'erano tutti i partiti contro, tutti i partiti contro. Si parlava di canguro, vi ricordate? Ecco, quindi la colpa non sta soltanto da una parte. Poi vorrei rispondere anche a, Maria Di Cello, giusto? Maria Antonietta Di Cello. La soluzione qua è metterci la faccia, cioè un po' come stanno facendo loro oggi qua. Cioè metterci la faccia, scendere in strada, le scuole, sì, ok, è importante andare nelle scuole. Sappiamo tutti che parlavano di teorie del gender, il gender, non se ne parla più del gender. Il gender è scomparso, è stato abolito il gender. Qui l'unica azione identitaria è quella di andare nelle strade, un po' come hanno fatto in tanti nel passato, fare una sorta di apostolato dei diritti civili, dove ognuno di noi ci mette la faccia, dove ognuno di noi parla con l'altro, si fa vedere. Io ho avuto, dopo la mia unione civile, un sacco di email e lettere di ragazze che hanno detto: io lo farò dall'anno prossimo, io lo farò dall'anno prossimo. E adesso, per esempio, so che ci sono delle ragazze che da qua a breve si uniranno civilmente nella provincia di Catanzaro e di Cosenza. Ci sono a piccoli passi i cambiamenti. Voi lo state facendo oggi, un cambiamento fondamentale. Lamezia non ha mai avuto il colore dell'arcobaleno, lo dicevamo prima. Oggi c'è, è un inizio. Però l'unica cosa che potete fare per cambiare le cose è quello che state facendo, mettendoci la faccia. Non dovete fare altro. Parlatene con i vostri genitori, parlatene con gli amici, con i signori del bar qui a fianco, che magari sono seduti e parlano di cazzate invece di parlare di cose serie, come, non so, le ultime dichiarazioni, scusatemi, del cazzo di Giorgia Meloni, che parlano di abolire il reato di tortura. Cioè, ma ne vogliamo parlare? Abolire il reato di tortura. Ci sono voluti 20 anni per avere una legge sulla contro la tortura. E io penso che tutte le forze dell'ordine, i carabinieri, sono dalla nostra parte, perché venire ad essere considerati dei torturatori, quando in realtà i carabinieri e i poliziotti fanno un egregio dovere da una persona che è un estremista, come la Giorgia Meloni di turno, è abominevole. E poi l'ha ricordato pure prima Giovanni il fatto che comunque non possiamo nemmeno lasciare che i migranti, tutte le persone, non i migranti, le persone siano abbandonate in mare a morire. Dobbiamo fare squadra con le persone che hanno lo stesso stigma che è il nostro stigma, cioè l'essere cancellati, perché quello che poi voleva fare il ministro Fontana è quello di cancellare una determinata categoria di persone. Siccome siamo tutti uguali, dobbiamo ripeterlo fino alla nausea, siamo tutti uguali, dobbiamo semplicemente metterci la faccia in ogni azione politica, in ogni azione sociale. Quindi secondo me non c'è moltissimo da fare se non quello di tirare fuori, scusate, gli attributi e metterci la faccia. Grazie e scusate per il tempo che vi ho rubato. Infatti, no, hai fatto una precisazione perfetta. Io c'ho un vizio, non amo parlare male di qualcuno, perché per troppo tempo abbiamo parlato contro qualcuno e non per qualcosa. Però giustamente hai fatto un punto molto importante. Alla Camera dei Deputati la maggioranza è di 316 persone. Chi ha votato, quindi l'area di maggioranza, sono stati 279 del PD, i 14 di Scelta Civica e i 27 di SEL, che ci porta a 320, quindi 4 in più. Il Movimento 5 Stelle aveva circa, qui risultano, 78 deputati che hanno votato astensione, quindi che praticamente hanno votato contrario. Se loro avessero rispettato quello che dicevano in campagna elettorale, portando avanti i diritti LGTB, avrebbero dovuto votare positivamente. E allora a quel punto noi potevamo fare a meno anche del supporto poi di Area Popolare, 11, erano 11 persone, però quegli 11 ci servivano affinché questa legge potesse passare. Senza loro, ma col movimento, avremmo portato a casa il bottino pieno. Quindi è chiaro che bisogna mettersi a responsabilità. Dopodiché mi ero scordato la seconda parte della tua domanda. Non c'è una sola ragione per cui abbiamo perso. Ce ne sono tante. In primis gli errori che abbiamo commesso, soprattutto di comunicazione. Perché forse non abbiamo saputo far vedere il bicchiere mezzo pieno e le persone hanno guardato troppo quello mezzo vuoto, ok? Però è tipico nell'animo italiano poi rimpiangere quello che c'era una volta, tanto più che si rimpiangeva fino a poco tempo fa Berlusconi, pensate voi, ora si rimpiange la Prima Repubblica. Però io colgo in pieno l'appello, ragazzi, adesso siamo in una situazione in cui c'è uno scontro tra due mondi, tra un mondo
che ha insito l'instillare la cultura del terrore e del riportarci indietro al ventennio fascista, e invece un'altra parte del mondo che vuole invece continuare a propugnare quei valori, quei principi di libertà, di uguaglianza e di democrazia. Io penso che ora sta a noi assumerci la responsabilità di quale dei due mondi vogliamo vivere noi, ma soprattutto lasciare ai nostri figli. Grazie. Io non ho dubbi, ovviamente. Grazie. No, io ci tenevo a ricondurre insomma la questione non tanto ad un principio di colpa quanto in realtà al principio di responsabilità. Questo è molto più accettabile perché nessuno voleva parlare di colpa, ma quantomeno insomma di responsabilità. No, per un semplice motivo, e non me ne voglia, insomma, questa è una frase troppo spesso ripetuta oggi, l'onorevole Barbanti, perché per quanto riguardava la politica dei migranti, insomma, quello che ha fatto il PD credo che sia più a destra di quello che si sta facendo adesso. Ma al di là insomma della polemica. Beh, però, Minniti in realtà le ha bloccate a origine determinate cose. Comunque era giusto una chiosa per... Allora, se qualcuno in realtà, strettamente sulle tematiche insomma che oggi stiamo ad affrontare, vuole dire qualche altra cosa, insomma, è più che il benvenuto. Possiamo passare alla seconda fase, quindi Marco, Simona... Ci spostiamo noi, così. Grazie a tutti per aver partecipato, ragazzi. Un in bocca al lupo davvero.